Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio, Movie Maker per voi con una nuova recensione Talk. Questa volta devo ringraziare Sky che mi ha regalato, perché ho Sky e Sport, mi ha regalato la visione su prima fila di Ad Astra, un film che mi ero perso purtroppo al cinema e non ero ancora sicuro al 100% di prendere in Blu-ray, quindi per fortuna ho potuto valutarlo e ora vi dirò cosa ne penso e anche se poi lo comprerò o no. Allora, Ad Astra è un film del 2019 diretto da James Gray, dura 124 minuti ed è prodotto anche da Brad Pitt e recitato, cioè come cast c'è Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland, insomma, dice John Ortiz, tutti attori che hanno comunque parti, alcune più principali, soprattutto Brad Pitt, tutti gli altri ruoli secondari si vedono per poco tempo, comunque lasciano abbastanza segno. Il film era candidato agli Oscar per gli effetti sonori e infatti nel film si vede veramente bene, soprattutto la parte ambientata sulla Luna è veramente diretta in modo strepitoso, mi è piaciuto tantissimo l'inseguimento con i rover ed è bellissimo anche come viene rappresentato il suono lunare da questo effetto di tipo acquario, veramente ben fatto. Brad Pitt fa la sua solita recitazione dove non c'è proprio niente da dire. Il film è molto emozionale, nel senso punta tanto a emozionarci sia con le musiche che sono di Max Reacher e Lauren Balfe e sia anche con il susseguirsi, il crescendo di questo film qua che praticamente, semplicemente senza spoilerare, racconta la storia di questo astronauta Roy McBride che decide di voler andare alla ricerca del padre Cliff McBride che è sparito nello spazio durante una missione, il progetto Lima. E non si è saputo più niente. In tanti lo gli sconsigliano di fare questa cosa, eccetera, eccetera, ma lui comunque, spinto anche dai ricordi che aveva col padre, vuole andare per poter, insomma, arrivare a un dunque, poter chiarire magari cose lasciate in sospeso, insomma, alla fine è suo padre. E da lì tutto il susseguirsi della storia. Bellissima anche la sequenza in cui il nostro protagonista precipita da questa stazione all'inizio, veramente bellissima, anche lì il sonoro la fa da padrona. Il film, allora, io amo questo genere di film qua, questi film qua che sono al limite tra tecnologia attuale, spaziale, con un po' di sci-fi. Infatti in questo film qua si parla di arrivare a Nettuno, che attualmente è una cosa impossibile. Tra parentesi, se l'ho visto era anche il giorno che c'era la superluna, quindi è ancora più emozionante vedere questo film qua. Allora, il film non è molto veloce, è un film molto di dialoghi, punta tantissimo, come ho detto prima, ai dialoghi, alla recitazione e poi si lascia andare nelle scene d'azione, comunque tutte scene d'azione che sono limitate comunque all'ambiente in cui sono fatte, sulla Luna, su Marte. Scene, le classiche scene d'azione che si vedono nei film di spaziali di astronauti, insomma, in cui ci sono astronauti protagonisti. Quindi, se vi aspettate un film d'azione frenetico, questo non è di certo questo genere, ma nelle sue scene d'azione sa essere veramente un bel film. Soprattutto la sequenza iniziale e anche quella sulla Luna con i rover, bellissima, 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 bellissima. Ne parlavo ancora oggi con mio figlio, veramente ben fatta. Poi la storia è molto interessante, secondo me fa vedere quanto un uomo si può spingere avanti per poter chiarire cose, insomma, della sua famiglia, cose del passato, arrivare quanto ti può spingere la tua volontà a riuscire a fare una cosa, anche andare contro le regole, andare controcorrente, eccetera, eccetera, rischiare tutto, mettersi in gioco, abbandonare, diciamo, anche la famiglia. Infatti qua c'è il problema con Liv Tyler, che è triste perché non lo vede mai. Tappenzio una Liv Tyler che a me mi ha un po' deluso, sto film. Ha avuto pochissimo spazio, quello spazio che ha avuto l'ha sfruttato anche male. E niente, Ruth Negga deve essere un'amica di Brad Pitt, perché c'è in tutti i film con Brad Pitt, c'era anche World War Z, eccetera, eccetera. Niente da dire, Tommy Jones si vede per poco tempo, più che altro nella parte finale, ma è invecchiato molto, ma comunque fa sempre il suo solito dovere. E niente, tutti gli altri, compreso Donald Sutherland, ci sono, ma sono molto secondari, ma nei loro pezzi ci stanno anche Donald Sutherland, molto invecchiato. D'altronde, ora guardate quanti anni ha Donald Sutherland, un secondo, è del 35, cioè non è che sia tanto giovane, manco lui. Comunque, se vi piacciono i film di fantascienza al limite del realistico, nel senso, come ho detto prima, è il film perfetto che voi, ve lo consiglio vivamente.
Non aspettatevi troppa azione, è un film che approvo. Siamo al piano di approvo e non approvo del tutto, ma ho voluto approvarlo perché comunque mi ha saputo emozionare, racconta cose ben fatte in un modo ben fatto. Brad Pitt produce dei bei film, complimenti a lui. Quindi questo Ad Astra del 2019, vi consiglio di darci un'occhiata. Appena potrò lo prenderò in Blu-ray e me lo metterò nella mia collezione perché se lo merita. Io amo molto i generi tipo questi film qua, tipo Gravity, per dire Apollo 13, anche se Apollo 13 era una ricostruzione vera di una missione spaziale veramente esistita. Anche lo stesso First Man con Ryan Gosling, eccetera, eccetera. Quindi, se questo video vi è piaciuto e vi ha fatto incuriosire su questo film qua, lasciatemi un like, nuovo logo del like. Guardate qua, bello. Iscrivetevi al canale se non volete perdere nessun nuovo video. Attivate proprio la campanella per fare questo. Seguitemi su Instagram dove parlo di cinema, soprattutto, ma non solo. E ragazzi, alla prossima recensione e al prossimo video con me. Ciao ragazzi, Movie Maker vi saluta. Ciao!